Grazie per essere intervenuti oggi, soprattutto grazie all'ospitalità di Magazzini Sociali. Presentiamo la 28ª edizione della Sagra d'Eccellenza Tumaz Matul, Festival dell'Aglianico del Vulture e dei prodotti tipici. Passo subito la parola a Valentina Loponte. Ci lega un accordo di collaborazione che abbiamo stilato come ente Provo Basilicata qualche anno fa, proprio per sensibilizzare e avvicinare quelle che sono le iniziative di Magazzini Sociali sul territorio e all'interno degli eventi che vengono promossi. Quindi grazie ancora Valentina e complimenti per tutto quello che fate. Grazie a voi, buongiorno e benvenuti a tutti. Per noi è un piacere ospitare questa conferenza stampa che dà il via a questo evento tanto importante sul territorio lucano. Io vi ringrazio a nome di tutta l'associazione Io Potenti Onlus per aver ancora una volta deciso di sottolineare questa nostra collaborazione che, appunto, come diceva il Presidente Franciosa, è stata formalizzata con un protocollo d'intesa. Noi ci occupiamo di recupero eccellenze alimentari. Gli ultimi dati ci dicono che si producono in quantità sempre più importanti anche negli eventi e negli eventi enogastronomici. E quindi qui è racchiuso il senso della nostra collaborazione. Gli eventi enogastronomici sono importanti per il nostro territorio perché portano avanti delle tradizioni, che sono delle tradizioni culinarie, gastronomiche, ma anche e soprattutto probabilmente culturali. Il nostro protocollo d'intesa fa sì che gli eventi, tutti gli eventi organizzati dalla Provo Basilicata e dalle Provo Associate possano essere comunque solidali. Quindi ci impegneremo anche nel corso di questo prossimo evento a recuperare eventuali sprechi alimentari rendendo sostenibile appunto l'iniziativa. Quindi io vi ringrazio ancora, per noi un piacere e un onore. Grazie Valentina, e qui presente anche il presidente storico della Provo Barile, Lorenzo Gagliardi, che poi ci racconterà un po' la storia del piatto tipico al fresco, il Tumaz Matul. Tumaz Matul, sagra d'eccellenza riconosciuta dall'ente Provo Italiane, punta a celebrare appunto anche l'aglianico del Vulture, i prodotti tipici lucani, un evento enogastronomico che si svolgerà sabato 5 e domenica 6 ottobre a Barile, lungo le vie del centro storico, dalla piazza Garibaldi, dove c'è la storica fontana del 1700, fino alla piazza dell'Orologio, ex municipio, palazzo del 1600, lungo il corso Vittorio Emanuele. Mostre di artigianato, fotografia, di pittura saranno al centro della 28ª edizione, che partirà appunto con l'inaugurazione alle ore 16 di sabato 5 ottobre di una mostra fotografica di Teodoro Corbo dal titolo La Basilicata non esiste. Ma in quell'occasione presenteremo, anche grazie agli amici di Lucani della società informatica con l'amministratore ingegnere Vito Sant'Arcangelo, anche il progetto del Real Verso per unire tradizione e innovazione. A seguire ci sarà l'inaugurazione della mostra di pittura Artisti Lucani in Mostra nell'atrio suggestivo del Palazzo Frusci, oggi sede comunale, e porge i saluti anche il sindaco di Barile, perché l'evento enogastronomico Sagra d'Eccellenza Tumaz Matul e Festival dell'Aglianico del Vulture vede una strettissima collaborazione tra la Provo Barile e l'amministrazione comunale ed il sostegno del Parco Regionale Naturale del Vulture e della Regione Basilicata all'interno del patrimonio culturale intangibile. Dicevamo, ci sarà l'inaugurazione sabato pomeriggio della mostra di pittura a cura di Maria Teresa Romeo in arte Oemor, Francesca Fittipaldi, Rossella Barbante, Emanuela Di Mare e Salvatore Malvasi. Ancora un'altra mostra, stavolta sull'olio extravergine d'oliva, Raccontiamo l'ulivo di Rocco Scattino in un centenario frantoio, l'olificio Fullone che ospiterà questa mostra, che sarà visitabile insieme alle altre due mostre per tutti e due i giorni. La domenica 6 ottobre, l'intera giornata fino
fino a mezzanotte. Per l'evento inaugurale abbiamo pensato anche ad un momento di approfondimento, ad un convegno che vedrà la partecipazione dell'assessore all'ambiente Laura Mongello insieme ai docenti dell'università, il professor Quaranda e la professoressa Salvia, sul tema dello sviluppo e delle strategie per quanto riguarda le aree interne lucane tra ambiente, turismo e cultura. La matrina di quest'anno della 28ª edizione, anche per celebrare la bellezza delle donne lucane, è Manuela Matera, Miss Universe Basilicata. Invece il gruppo folk, Crow, Intercultura, presieduto da Giovina Paternoster, inaugurerà in piazza della Chiesa, insieme al poeta Emilio D'Andrea, la sagra Tumaz Matulli, insieme anche ai ragazzi dell'organetto. Tanta musica, divertimento, stand enogastronomici, diverse aziende importanti lucane che promuoveranno appunto i prodotti tipici lucani e l'immancabile cantina in piazza con le aziende vitivinicole dell'Aglianico del Vulture di Barile, che ringraziamo perché in collaborazione appunto con l'AIS Basilicata, insieme alla degustazione del piatto tipico al Brescia preparato dagli chef Franco Anastasia e Daniele Bracuto dell'Associazione Cuochi del Vulture, appunto ci sarà anche la degustazione dei vini Aglianico del Vulture. Per l'aspetto musicale abbiamo previsto due concerti, uno con inizio alle ore 20 con il mitico chitarrista lucano Mirko Gisonte e con il maestro del folk lucano Agostino Gerardi in Largo Garibaldi alle ore 22. La domenica proseguiremo con la mattina la visita guidata nel centro storico, ma soprattutto nel parco urbano delle cantine, dove Paolo Pasolini girò il Vangelo secondo Matteo e ricorrono i 60 anni dalla pellicola, per proseguire poi con un cookie show a cura dello chef Giuseppe Sciaraffa, che per l'occasione presenterà anche la domenica mattina in Piazza della Chiesa intorno alle ore 10, presenterà anche il suo libro 55 ricette che fanno bene al cuore. Ma come dicevamo, la 28ª edizione punta alla solidarietà e alla sostenibilità con la sinergia con le associazioni lucane, la Fides Donatori Sangue Barile, per sensibilizzare alla cultura del dono e della solidarietà. Ci saranno punti informativi fissi nei due giorni, quindi il percorso enogastronomico, con eventi green per sensibilizzare ad una corretta raccolta differenziata, a diffondere la cultura dell'amore per l'ambiente, della natura, e con magazzini sociali che rinnoviamo questo partenariato già avviato qualche tempo fa, appunto sensibilizzeremo contro lo spreco alimentare. Ringraziamo Fides Donatori Sangue perché nelle due giornate offrirà la possibilità, con intrattenimenti per bambini, di godere di spettacoli circensi grazie a Wonderland Animazione il sabato pomeriggio in Largo Garibaldi e la domenica sempre alle 18 con Cosmo Show, uno spettacolo circense. La domenica abbiamo previsto anche a pranzo un pranzo di comunità allietato dai ragazzi di Marcanetto, per proseguire poi nel pomeriggio con la presentazione del libro di Emilio D'Andrea, Canti d'amore e morte al grido dei briganti, previsto in Piazza della Chiesa alle ore 18. A seguire due momenti musicali che chiuderanno la sagra d'eccellenza Tumaz Matul, previsti domenica sera alle ore 20 in Piazza della Chiesa con Motus Band e alle ore 22 la Power Room Band del maestro Francesco Roccia con i fantastici ragazzi alle batterie. Grazie alle aziende vinicole che hanno collaborato, quest'anno celebreremo anche la loro opera quali ambasciatori della lucanità nel mondo e consegneremo sabato sera insieme all'amministrazione comunale come Proluco Barile una benemerenza sia alle aziende vitivinicole locali barilesi e anche alle aziende oleari che collaborano alla buona riuscita dell'iniziativa. Dobbiamo anche ringraziare le tante aziende sostenitrici che consentono insieme ai contributi pubblici
di, con il loro sostegno, di realizzare l'evento che punta a celebrare l'Aglianico del Bufore, il piatto tipico Arbrech, che ci descriverà l'amico Lorenzo Gagliardi, consigliere e presidente storico della Proloco Barile. Vi aspettiamo a Barile, abbiamo arricchito con la presenza di diverse mostre anche il percorso neogastronomico con la valorizzazione dell'artigianato artistico lucano con le artiste Giovanna Sant'Arsiero e Michela Marino e Bernardino Galasso, quindi davvero un programma ricco, tanto divertimento, buoni prodotti tipici, perché l'altro obiettivo che la Proloco si pone è proprio quello di valorizzare l'Aglianico del Bufore, l'olio extravergine d'oliva, il territorio, il patrimonio culturale barilese, ma anche i prodotti tipici. Quindi ci sarà un percorso itinerario di gusto arricchito con dalla partecipazione di tante aziende che esporranno, venderanno anche i loro prodotti e che ringraziamo. Un ringraziamento particolare, come abbiamo sottolineato in premessa, all'amministrazione comunale che collabora, sostiene le attività della Proloco e in sinergia promuoviamo quelle che sono le bellezze storiche, artistiche e architettoniche, perché le mostre le abbiamo inserite all'interno di palazzi storici, quale il Palazzo dell'Orologio in Piazza della Chiesa, la mostra fotografica, a Palazzo Frusci, sede comunale, abbiamo una mostra di pittura e nel centenario olificio Fullone abbiamo previsto la mostra sull'ulivo. Quindi davvero un programma ricco, vi aspettiamo a Barile per divertirci insieme, bere, ballare e mangiare, con i due spettacoli musicali di sabato con Agostino Gerardi, il meglio del folk lucano, e Mirko Gisonte, e la domenica con i Motus Band e Power Drum Band del maestro Francesco Roccia. Vi aspettiamo a Barile. Passiamo la parola a Lorenzo Gagliardi, che ci descriverà il piatto tipico Arbrech, la tradizione. Vorrei incominciare un po' da circa più di 30 anni fa, di cui è venuto, a parte che abbiamo incominciato molto prima a fare la sagra dell'Aglianico e con vari prodotti tipici. E abbiamo avuto l'idea di fare questo piatto tipico di Barile, Tumaz Matur, che l'abbiamo iniziato io e la mia signora. Io e la mia signora, che sono in questa fotografia, con alcune donne, di cui due sono venute a mancare, il resto, grazie a Dio, sono vivi. E abbiamo iniziato a fare questo piatto tradizionale di Barile. E il piatto tipico c'è. Viene fatto con una tagliatella, possibilmente fatta in casa, perché lo facciamo anche in casa, però dati i tempi si compra, oppure c'è la pasta fresca che ed è ottima. Viene prodotto, cioè fatto con la mollica di pane che viene dorata, con alicette e noce. Viene fatto un sugo a base di pomodoro, e poi servito. Va bene, grazie Lorenzo, e quindi vi aspettiamo a Barile per assaporare il piatto tipico Arbrech. Ringraziamo ancora gli chef Franco Anastasia e Daniele Bracuto, che si cimenteranno ai fornelli per deliziare i visitatori, i tanti turisti, e cogliamo anche l'occasione per sottolineare che ci sarà la possibilità, per quanti vorranno giungere a Barile in camper, anche dell'area camper messa a disposizione dal comune di Barile. Grazie ancora a Magazzini Sociali per l'ospitalità, ma soprattutto per l'impegno, e quindi ci vediamo sabato 5 ottobre, domenica 6 ottobre lungo il centro storico di Barile per celebrare il piatto tipico Arbrech, Tumaz Matur, e l'Aglianico del Bufore insieme alle cantine vitivinicole e l'AIS Basilicata.